Buongiorno e benvenuti alla prima diretta dell'iniziativa OnSite Italia, 20 cantieri d'Italia raccontati da 20 studi di architettura. È un'iniziativa inedita pensata per raccontare il progetto in una fase in cui normalmente non viene comunicato, che è appunto la messa in opera. Per 5 settimane, a partire da oggi, ogni martedì e ogni giovedì alle ore 12 e alle 14, saremo in diretta su Instagram per raccontarvi 20 progetti in corso d'opera nei cantieri, siti in tutta Italia. I video delle dirette, e le schede di ogni progetto saranno caricati su un sito specifico, un sito web, e il pubblico, registrandosi, potrà votare il progetto che preferisce. Ringraziamo le aziende partner che hanno sostenuto questa iniziativa: Carimati, Ceramica Sant'Agostino, Cosentino, Dombract, Effe, Tubifer, Foster and Wall and Deco. Abbiamo avuto riscontri significativi da architetti di tutta Italia. Iniziamo questa nuova iniziativa con un progetto veramente stupendo. Siamo vicino a Firenze. Ci colleghiamo, che vedo già in diretta, l'architetto Claudio Pier dello studio Pierattelli Architetture di Firenze, che nella provincia di Firenze a limite c'è una bellissima villa che si chiama Villa Bibbiani. E l'architetto Pierattelli ha progettato la ristrutturazione di questo complesso di 12.000 metri quadri. Vediamo se si riesce a collegarsi. Si tratta di una villa, di un progetto molto importante, è una villa con due torri. E il complesso è costituito anche da una foresteria, non riesco a capire perché non si collega. Vediamo. Da una foresteria, ci sarà un farm per la produzione di vino e di olio. E c'è un bellissimo teatro del Settecento con delle decorazioni che sono in restauro all'interno della villa. Vediamo di collegare l'architetto. Allora, inviamo la richiesta nuovamente. C'è poca connessione, abbiamo fatto una prova poco fa, quindi speriamo che non ci siano problemi. E attendiamo quindi Claudio Pierattelli che ci mostri questa bellissima villa Bibbiani, che è una villa che ha una storia molto importante per i fiorentini, in quanto è una villa che per 3 secoli, dal 500 all'800, è stata di proprietà di una delle potenti famiglie nobili fiorentine, i Frescobaldi. Ah, ecco Claudio, stavo intendendo Buongiorno perché c'è a tutti, stato un problema scusate, ma all'inizio. Nessun oggi problema. c'è un po' di vento, quindi probabilmente qualche problema di connessione. Buongiorno a tutti, io sono Claudio Benissimo, ci Pirattelli, siamo. architetto dello studio di architettura Pirattelli Architetture di Firenze. Oggi ci troviamo a Villa Bibbiani, zona Capraia e Limite, quindi siamo nella zona molto a vano del territorio toscano, in prossimità di Empoli. Ci troviamo appunto in questo bellissimo giardino che vedete alle mie spalle, che adesso vi mostrerò, che è oggetto di un restauro importante sia per il giardino ma anche per la proprietà che adesso vi mostro, di cui stiamo parlando, che è Villa Bibbiani. Purtroppo non posso farvi vedere al momento la facciata principale perché abbiamo problemi di connessione in quella zona, però qui potete già ammirare la limonaia, il giardino storico e anche le scuderie, che sono i due complessi edilizi che siamo in fase di restauro in questo momento. La villa si compone di circa 12.000 metri quadri, tra la villa stessa e fienili, scuderie, serre, eccetera, eccetera, e tutte le parti, diciamo, relative all'azienda agricola.
Questa zona storicamente è sempre stata abitata dagli umani, perché già nel VII secolo ci sono testimonianze degli Etruschi che vivevano, tra l'altro, nella collina accanto a Villa Bibbiani, che si chiama Montereggi, che fa parte, oltretutto, anche della proprietà di Villa Bibbiani. Poi, dopo un susseguirsi di ampliamenti... Attenzione Claudio, che ti durante un stiamo periodo è stata di proprietà del clero. Mi sentite? Adesso sì. La villa è tornata di proprietà nel XV secolo ai marchesi Frescobaldi, che poi la vendettero ai Ridolfi, ai marchesi Ridolfi. Quindi Cosimo Ridolfi, noto biologo e uno dei primi botanici, se vogliamo dire, della storia, ha voluto, diciamo, creare una specie di giardino botanico, quindi con tantissime tipologie di piante particolari all'interno, tra cui sequoie, palme, come vediamo qui dietro di me, e cipressi che ormai sono diventati secolari, e pini di grandissime dimensioni ormai, e creando questo giardino romantico per sua madre, perché era, diciamo, la casa dove abitava la famiglia e la madre. Oggi la proprietà è stata acquistata circa 2 anni fa e è oggetto di un restauro importante, che ha visto già definirsi la parte delle scuderie, che è terminata, mentre siamo in fase di fine lavori per quanto riguarda la villa. Benissimo. Spero che adesso vi riusciate a capire bene, che la connessione regga. Sì, speriamo. Ok. Dove stai andando adesso? Raccontaci dove sei diretto. Nel frattempo vi faccio vedere la planimetria generale. Sapevamo che in quella zona ci sarebbe stata poca... Rieccoci. Connessione. Eccoti. Allora, adesso siamo nell'edificio 9, quello azzurro, che voi vedete nella mappa. Quindi stiamo entrando nelle scuderie, che ovviamente avevano funzione di, appunto, di scuderie. Quindi i cavalli al loro interno venivano tutti, diciamo, messi a riposo al piano terra, mentre il piano primo era la casa dello stalliere. Oggi questa funzione verrà mantenuta in parte, però nel frattempo che abbiamo terminato le scuderie si sono convertite in un laboratorio di restauro, dove potete vedere stiamo lavorando su le scenografie, che poi dopo vi mostrerò di cosa... a cosa si riferiscono, del teatro che è interno alla villa. Quindi all'interno della villa abbiamo un teatro settecentesco che, ahimè, non era in ottime condizioni, in ottimo stato di conservazione, che noi stiamo restaurando completamente e riportandolo a essere utilizzato. Quindi sostanzialmente, come vedete, questo è un meccanismo a libro molto interessante, dove potete vedere da questo lato c'è una scenografia, diciamo, diurna di un centro storico, mentre da quest'altro lato, con una specie di chiusura al libro, abbiamo un interno di un palazzo signorile, e di nuovo voltando la pagina, tra virgolette, abbiamo un paesaggio bucolico. Quindi all'interno di questo teatro, che dopo tra poco vi mostrerò, possiamo vedere proprio come questo restauro ha preso forma. In quest'altra zona invece abbiamo le scenografie sul rotolo, ovviamente, che sono state, diciamo, rimosse per essere restaurate. Tutte le scenografie sono su tela, quindi abbiamo 3 diversi tipi di restauro in corso in questo momento: il restauro su tela, il restauro su superficie lignea e il restauro su affresco, quindi su muratura. Da queste finestre, ora da qui purtroppo si vede il giardino e basta, da queste finestre invece potete vedere il giardino adiacente, diciamo, alle scuderie, dove appunto i cavalli venivano portati. Vi apro un po' meglio, così riuscite a vedere meglio. Ovviamente sotto trovate le macchine, perché sono dei restauratrici
al lavoro. Quindi in queste parti qua, giù in basso, ci sono tutti i box dei cavalli che siamo in fase di restauro, mentre nella parte alta, tramite una scala esterna, si accede al piano primo. Quindi questa è la prima parte del racconto, molto molto suggestiva. Noi per il momento... Il teatro in sostanza è all'interno della villa padronale, giusto? Esatto. Noi stiamo utilizzando le scuderie come laboratorio, sia per la parte di affreschi, insomma decorativa, scusate, non di affreschi, ma per la parte lignea e su tela, e poi una volta finita questo diventerà il laboratorio dei restauri degli arredi, perché ovviamente all'interno della villa erano presenti arredi di varie epoche che la proprietà ha deciso di restaurare, e quindi diciamo passerà di mano. Una parte della tappezzeria verrà fatta qui in loco, mentre una parte verrà portata dall'artigiano, dagli artigiani, insomma, nelle loro botteghe, ma comunque rimane uno spazio d'utilizzo degli artigiani. Questa è la serra retrostante alle scuderie, perché appunto Cosimo Ridolfi, nel momento in cui entrò in possesso della villa, decise di farlo diventare anche, diciamo, un centro botanico. Quindi utilizzava la villa stessa, i suoi territori, per fare degli innesti, per iniziare a studiare le piante, a studiare il comportamento delle varie specie. Infatti, come vi dicevo, troviamo tantissime specie diverse. Per esempio, ora ve la inquadrerò, non so se riuscirete a vederla, ma davanti a... È un attimo, ce ne sono più di una. Problemi di connessione, ok. Eccoci, ci risiamo. Sì. Purtroppo l'impianto mobile, di linea mobile verrà terminato più avanti, quindi adesso dobbiamo... ...esistente, e quindi ci sono delle zone d'ombra. Questo che vedete è il giardino della parte tergale della villa. E qui stiamo tornando verso la limonaia. Speriamo di recuperare la linea a breve. Nel frattempo, questo giardino botanico è veramente una perla, è uno dei giardini più importanti d'Italia, quindi giustamente Eccoci. È una parte importante del progetto. Scusate, okay. Questa invece è il lato tergale della villa. Quindi come vedete siamo in una fase di cantiere in cui tutta la parte impiantistica è stata terminata. Mancano soltanto gli infissi esterni, e all'interno stiamo già posando i pavimenti che sono in cotto fatto a mano, cotto fiorentino, perché appunto c'è stato un grosso lavoro con la sovrintendenza, a braccetto con la sovrintendenza. Queste sono le pietre di tutti i selciati adiacenti alla villa che sono state sollevate per poi fare il passaggio delle infrastrutture. Quindi, ecco Claudio, a che punto, in che stato era la villa quando avete iniziato a studiarne il progetto? In un primo momento la villa sembrava in un buono stato di conservazione. In realtà, come tutte le dimore storiche semi-abbandonate, aveva grossissimi problemi strutturali. Questo è un interno. Purtroppo non posso entrare perché la connessione dentro è assolutamente inesistente. Quindi questo è un interno con una decorazione a soffitto, e dietro quel pannello abbiamo un affresco che purtroppo lo dobbiamo tenere coperto per evitare rischi di danneggiamento. E questi sono i portoni della villa. Dicevo, la villa si trovava in uno stato abbastanza di abbandono. Purtroppo proprietà come queste, se non ci sono proprietari con una grossa forza economica, è difficile mantenerle oggigiorno. Quindi ecco, questo è chi è il proprietario oggi? Il proprietario, cioè, non vogliamo è un il nome dottore, e il cognome, ma è un dottore americano. Uh-huh. È un dottore americano, quindi è uno straniero che è venuto in Italia in vacanza, si è innamorato dei nostri territori perché era in vacanza nell'arcipelago toscano e ha deciso di acquistare una proprietà per venire a vivere. Quindi sostanzialmente adesso è residente qui, in un'altra diciamo località limitrofa, in attesa che la villa venga finita. Quindi questo, come vedete, è tutta la parte lapidea esterna con capitelli e volute e decorazioni, che è stata tutta restaurata e bloccato il degrado.
Quindi il restauro che è stato fatto è un restauro di tipo conservativo, ovviamente, perché l'importanza dell'edificio ci obbliga a dover mantenere una certa filosofia di lavoro, però è un restauro che ha visto soprattutto un lavoro interno, ecco, perché ovviamente gli esterni non possono essere modificati, ma gli interni, abbiamo fatto delle piccole modifiche interne per adattare gli ambienti all'uso moderno. Qui all'interno vedete... Ma quindi è stato un intervento a livello di non cambio di destinazione d'uso, immagino, ma più cambio di utilizzo delle aree, perché era comunque una residenza prima. Allora, il piano terra che qui vedete, che purtroppo non posso farvi vedere nel dettaglio per problemi di connessione, adesso vi faccio vedere la sala da pranzo. La sala da pranzo è tutta decorata in Perolucca. Diciamo che il piano terra è rimasto esattamente alle funzioni antecedenti, quindi è tutta zona giorno, con vari salotti e zona pranzo barra zona cena formale. Poi abbiamo una seconda area della villa, dove ci sono le cucine molto grandi, ma purtroppo semi-interrate, quindi non posso addentrarmi per farvele vedere, dove c'è la parte di servizio, quindi cucine e ambienti come lavanderie, dispense, eccetera, che sono rimaste esattamente nella loro stessa funzione originaria. Abbiamo semplicemente aggiunto delle camere da letto al piano primo e sostanzialmente direi basta, perché anche il proprietario voleva che la villa venisse mantenuta con le sue caratteristiche originali. Ecco i nostri restauratori. Buongiorno. Sandra. Buongiorno. Questo è il restauratore delle superfici lignee e restauratrice delle decorazioni lignee. Mio. Buon lavoro. Grazie. Proseguiamo. C'è stata anche la carrambata dei restauratori. Allora, adesso sto salendo al piano primo, che Bene. È quello dove abbiamo più, diciamo, linea. Per mostrarvi, diciamo, il fiore all'occhiello di questa proprietà, che è il teatro settecentesco. Questo teatro era molto danneggiato, parlando di danneggiamenti, soprattutto l'angolo che sto inquadrando adesso in alto all'attaccatura quassù e anche alcune di queste travi centrali. Quindi è stato fatto un enorme lavoro di restauro e di consolidamento delle parti lignee e della decorazione lignea, soprattutto del soffitto, e poi è stato fatto un restauro e un rinfrescamento degli affreschi che non avevano grossissimi danneggiamenti, se non che erano stati oggetto di un restauro probabilmente nei primi del Novecento, decisamente infelice, che quindi è stato tolto per portare alla luce quello che è la decorazione vera e propria. Quindi abbiamo una specie di porticato decorato tutto con i capitelli e le volute, con delle viste romantiche, sempre di giardino romantico, sempre, diciamo, seguendo l'idea del giardino romantico esterno fatto da Cosimo Ridolfi, e poi, come vi dicevo, il teatro interno con il boccascena, che non è su affresco, ma è su superficie su tessuto. Quindi adesso vi farò vedere più da vicino il restauro che è in corso di realizzazione. Non so se riuscite a vedere la luce che passa da questa superficie, ma la superficie è morbida, come vedete. Sono tutti sono tutte coloriture a base di acqua, quindi il restauro è molto difficoltoso, perché rischiando con la pulitura si rischia di portare via anche il colore originario. Quindi vengono fatte delle tamponature con soluzioni alcoliche, per piano piano, con moltissima pazienza. Infatti è incredibile la pazienza dei restauratori, che l'ho potuta toccare con mano molto da vicino. Sono riusciti in un paio di mesi a ottenere il risultato che vedete sul soffitto. Qui adesso siamo più vicini. Scusate il ponteggio, ma purtroppo sono ancora a zona di cantiere. Fascino. Esatto. Adesso sto salendo al piano superiore. Spero che per cui dicevi bene, sono un paio di mesi che stanno lavorando, e quando pensano di terminare? Allora, il lavoro del restauro è stato iniziato, mi pare, a luglio. Quindi, in tutto luglio, metà agosto e metà settembre, è stato finito tutta la parte del soffitto dove mi trovo adesso. Quindi, diciamo, come sempre nell'ottica del restauro conservativo,
se vedete delle piccole imperfezioni, queste fanno parte appunto della logica di lavoro. Non so se riuscite a intravedere, ci sono delle sgorature verticali che sono ancora il segno che appunto il dilavamento, purtroppo dei danneggiamenti, è rimasto, però da lontano non si percepisce, quindi io adesso sono proprio nel punto critico più vicino. E qui potete vedere la differenza tra il prima e il dopo. Questo è il restauro, questa è la parte restaurata e questa è la parte ancora da restaurare. Quindi, come vedete, c'è uno strato di sporco importante, anche il dettaglio della decorazione. Claudio, muoviti perché non abbiamo connessione lì. Se riesci a spostarti. Come vedete, questo è un complesso molto, molto complicato, un progetto sicuramente affascinante, bellissimo, con delle potenzialità enormi dovute appunto al fatto di avere la possibilità di lavorare in ambiti diversi. Aspetta che rinvito. Io invito Claudio, che l'abbiamo perso. Eccolo qua. Dunque, dicevamo, l'architetto Pierattelli ci sta mostrando lo sviluppo di questo progetto, che è sicuramente complesso. Sono 12.000 metri quadri in totale, c'è una villa padronale storica con due torri. Ecco, mi vedete? Facendo riepilogo perché ti avevamo perso. Dove siamo Zappi. Adesso? Siamo sempre nel teatro, insomma, vi dicevo, non so fino a che punto siete arrivati, ma comunque tutto il lavoro che stiamo facendo adesso è, diciamo, coadiuvato dalla soprintendenza e a quattro. Claudio, ti direi di andare verso le torri dove c'è più connessione, perché ti stiamo perdendo. Ok, ci siamo. Adesso dovremmo vederti meglio. Ok. Intanto Instagram che mi dice che ho poca connessione, ma mi continua a far fare la diretta. Non capisco. E ti vediamo un po' non nitido, ma se ci racconti comunque riusciamo a capire dove sei. Temo che per girare la telecamera debba abbandonare, perché non mi fa girare la camera. Strano, sì. Esco e rientro. Scusate. Va bene. Allora, ci ha abbandonato per un attimo, ma lo recuperiamo subito. Eccoci qua. Adesso Claudio dovrebbe salire alle torri, queste due bellissime torri che sono un elemento molto importante della villa. Ecco, siamo arrivati alle torri. Esatto, sto cercando di girare, eccoci qua. Quindi la villa è composta da tre piani, di cui l'ultimo sono due torri gemelle, una sulla facciata, come potete vedere. Diciamo, questa è la vista esterna della torre, mentre l'interno è un ambiente doppio volume, quindi forse anche l'acustica non è delle migliori, che al momento non ha una funzione, quindi rimarrà, diciamo, ibrido. Questo qui che vedete invece è il giardino dalla sua altezza. Questa che vedete è una vasca che noi abbiamo provveduto a coprire per sicurezza di cantiere, però ovviamente verrà poi smontato l'impalcato e ritornerà ad essere una vasca. Quindi questa parte che vi facevo vedere prima è la parte del teatro, tutte queste finestre sotto, mentre al piano terra abbiamo le cucine e la limonaia che purtroppo sarebbe stato molto bello farvi vedere, ma non essendoci linea abbiamo fatto un intervento molto interessante, abbiamo fatto una piscina interna di dimensione insomma, abbastanza importante, e sarebbe stato molto interessante farvela vedere.
Questo è, diciamo, la vista, e qui potete vedere la grandezza del cipresso che è accanto. Considerate che siamo al terzo piano e il cipresso supera la villa. Ecco, dov'è localizzata tutto il complesso rispetto a Fiorenze? Dove siamo? Siamo ad Empoli. Allora, siamo in zona Empoli, quindi siamo nel Monte Albano, che è il monte a nord di Empoli, e zona Capraia al limite, quindi è detta anche Capraia Fiorentina. Siamo a 20 minuti da Firenze, veramente in un posto molto, molto, molto vicino. Forse ti stiamo perdendo. Claudio, non ti sentiamo più. Purtroppo non ti sentiamo. Vediamo un panorama meraviglioso, c'è una vista stupenda da queste torri, ma purtroppo non ti sentiamo. Claudio? Eccoti, abbiamo perso parte del racconto, evidentemente, perché non ti sentivamo. Direi che comunque nell'insieme ci hai raccontato di un progetto veramente entusiasmante, bellissimo. La connessione è veramente scarsa, per cui possiamo solo vedere quello che ci stai mostrando, ma non ti sentiamo. Se riesci ad andare in una zona con più connessione. No, non ti sentiamo. Io direi a questo punto che ti rinvito per cercare di capire in questa parte finale dove era, che ci stava raccontando, ma che purtroppo non sentivamo. Complesso è molto ampio, come potete vedere, quindi dobbiamo capire in quale punto. Ecco, ti ho fatto uscire perché non ti sentivamo, abbiamo perso parte del racconto. Dove eri in questi ultimi minuti? Dove eri? Ero nella zona giorno del piano secondo, che abbiamo provveduto a chiudere con quella vetrata a tre ante molto grande e che, diciamo, smista le varie camere ospiti del piano secondo. Quindi sostanzialmente piano terra e piano primo restano all'utilizzo della proprietà, mentre il piano secondo è la zona ospiti, sia nella parte, diciamo, sotto la loggia, che nella parte sopra il teatro. Benissimo. Io direi che ci hai raccontato, purtroppo con qualche complicazione dovuta alla poca connessione, ma i punti salienti di questo progetto, che è un progetto sicuramente importante, un progetto complesso, che mi dicevi finirà probabilmente almeno una parte prima di Natale, esatto? Cioè la parte che sarà. Esattamente. La prima parte dei lavori finirà per la fine di quest'anno, contiamo di finire, quindi stiamo già ordinando tutti gli arredamenti e tutta la parte di arredo bagno, che andrà a definire poi l'area del piano terra e piano primo, mentre tutta la parte superiore della zona ospiti e anche parte del restauro del teatro verranno terminate in una seconda fase. Però i lavori sono iniziati a fine del 2018 con il restauro delle facciate e del tetto, che anche questo era in uno stato di degrado abbastanza importante, e poi niente, sono proseguiti con l'interno, e quindi dal 2018 sono passati 2 anni, e diciamo che è stato un ottimo timing. Eh beh, direi di sì, visto la complessità del tutto. Noi ti ringraziamo moltissimo. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? No, in questo momento non mi sovviene nient'altro. Mi dispiace soltanto non aver potuto mostrare le parti, quelle diciamo più vivibili della villa, quindi il piano primo con
la camera padronale e gli ambienti primari, ma purtroppo nelle ville, nei restauri così importanti, non sempre è facile trovare dei punti dove ci sia linea. Esatto. Guarda, per noi va benissimo, ci ha raccontato veramente in un modo molto esaustivo cosa state facendo, di cosa vi state occupando, per cui questa fase così delicata e importante del progetto, ti ringraziamo molto e speriamo di vederlo finito a questo punto. Ci manderai assolutamente sì, ci contiamo anche noi. Grazie, a presto. Grazie a voi, buona giornata. E io saluto voi ringraziando nuovamente le aziende che hanno sostenuto questa iniziativa, che sono Carimatti, Ceramica Sant'Agostino, Cosentino, Dombracht, F, Tubi Ferraposter e Walden Deco. E ci vediamo alla prossima diretta alle 2:00.